Eder. Mech. Pallister. In una triste conferma della violenza di genere ancora presente nella nostra società, una donna di 65 anni è stata accoltellata nella propria casa. Il responsabile sarebbe il marito, un uomo di 70 anni. Il terribile episodio è avvenuto questo pomeriggio a Torino, nel quartiere Borgo Filadelfia, durante una lite la cui causa è ancora sconosciuta. La vittima è stata ferita gravemente e ricoverata in ospedale, mentre l'uomo è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine dopo aver sentito le urla provenienti dall'abitazione della coppia. La donna ha subito numerose coltellate, principalmente al torace, all'addome e alla schiena. In serata è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di una ferita profonda al diaframma e alla milza. Attualmente la sua prognosi è riservata. Il 26 dicembre scorso, una donna di 58 anni era stata accoltellata davanti all'autogrill di Campi Bisenzio, lungo l'autostrada A1 in provincia di Firenze. Per quell'aggressione è ora stato fermato l'ex marito della vittima con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la procura di Firenze, l'uomo si sarebbe incappucciato per non farsi riconoscere prima di mettere in atto l'aggressione. La donna stava viaggiando verso Segrate, in Lombardia, nell'agguato è rimasta ferita ad una gamba. Grazie alla testimonianza di un benzinaio che l'ha visto fuggire, seppur incappucciato, e a quelle della vittima e di una delle figlie, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell'attacco. L'uomo aveva già perseguitato l'ex moglie in passato. Era stato autore di ripetuti maltrattamenti, ed accusato di lesioni personali. Era in regime di messa alla prova fino a poco più di un mese fa. Aveva negato qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda, recandosi spontaneamente dai carabinieri di Udine, dove si trovava in quel momento. Inizialmente, la pista dell'ex marito sembrava essere stata accantonata, poiché la stessa vittima non lo aveva riconosciuto come aggressore. Tuttavia, gli investigatori hanno proseguito le verifiche e grazie anche all'aiuto di telecamere stradali e celle telefoniche sono giunti al suo fermo. Ho agito in un momento di profonda stanchezza. Dopo più di 20 anni non sono più riuscita a far fronte a questa situazione. Sono una donna di 74 anni. Se dovessi morire, con chi rimarrebbe mia figlia? Questo ha raccontato Sisinia Fanni, la madre accusata di aver ucciso la figlia Maria Cirafici, 43 anni, nella loro casa in via del Visone, a Palermo. L'omicidio è avvenuto nella serata del 9 gennaio e sembra essere stato causato dalla disperazione dovuta ad una serie di problemi di salute che la vittima stava affrontando. La donna ha confessato agli inquirenti di aver ucciso la figlia utilizzando un cavo elettrico, l'ha afferrata alle spalle mentre era seduta in salotto e gliel'ho stretto al collo. Anche se le indagini sono ancora in corso, si sta cercando di verificare se la vittima soffrisse effettivamente di depressione. L'autopsia, che si svolgerà probabilmente tra venerdì e sabato, potrà fornire ulteriori informazioni sulla dinamica dell'omicidio. La stessa indagata ha chiamato la polizia intorno alle 19:30 del 9 gennaio per confessare di aver ucciso la figlia, ma ha anche contattato i suoi parenti, ha 7 fratelli e sorelle, che erano a conoscenza delle difficoltà della vittima, per informarli della morte di Maria Cirafici. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era tornata a vivere con la madre, anche se non è chiaro da quanto tempo, dopo la fine del suo matrimonio. Non ci sarebbe stata nessuna lite tra le due donne prima dell'omicidio, ma resta aperta l'ipotesi che la madre si sia assunta la responsabilità del delitto per coprire qualcuno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.